caso di Franco Contillo di Sant'Agata di Puglia, Foggia. Prego, signor Contillo. Buongiorno a lei, signor Contillo. Lei viene da Sant'Agata di Puglia. Sant'Agata di Puglia, mi perdoni, provincia di Foggia, però non ho il piacere di esserci mai stato. Una grossa cittadina non è, signor Corrado. Un paese abbastanza piccolino, però c'ha un'aria fina abbastanza... Ah sì? Sì. Un'aria buona. Si gode a Sant'Agata di Puglia. È alto 750 metri a livello del... E immagino che lei, signor Contillo, lì a Sant'Agata di Puglia sia conosciuto, no? Le vorranno tutti quanti bene. Poi quando avranno saputo che lei partecipava alla corrida, cosa hanno detto? Buongiorno a tutti, Sant'Agatesi del mondo. Siamo oggi a casa di Franco Contillo e per me è un piacere. Anche per me. Se dovessi dire un onore, tu diresti no, è troppo esagerato, perché tu sei una persona molto semplice, tranquilla, no? Allora, noi abbiamo sentito poco fa la voce di Corrado che ti presentava la corrida. In che anno è successo tutto questo? Era nell'anno 1971. 71, mese? Marzo. Il 15 marzo. Ah, marzo era. È andato in onda. Ecco. Però, 15 marzo 71, tanti anni fa, quindi eri un po' più piccolo di adesso. Senz'altro. Giovanissimo. Senz'altro, zio. Anche se mo ti mantieni comunque giovanissimo, complimenti. E in quell'anno lì, insomma, è stata un'emozione, insomma, andare a Roma. Una grande emozione. Una grande emozione da Corrado. Emozione, sì. Da Corrado. E poi io pensavo, no, in quell'anno lì non è che c'erano tante televisioni, a parte che la trasmissione era per radio. Esatto. Era per radio, quindi qualcuno, anzi tutta Sant'Agata stava lì vicino alla radio a sentire la tua voce. È stata una cosa veramente bella, bella. Poi ti voglio dire un'altra cosa, Gino. La difficoltà che ho trovato per andare alla corrida, perché non è stato semplice. Non era facile. Ecco. Noi, diciamo, per partecipare bisognava spedire delle cartoline postali. Io ne ho spedite più di 100, non mi ricordo proprio il numero esatto. Chiedendo, voglio partecipare alla corrida. Esatto. Poi dovevo essere fortunato. Essere estratto. Bravo. Sorteggiato. Perché tante domande arrivavano. Bravo. Era già famosa la corrida allora. Sì, era già un po' che andavi in onda. E per quanti anni hai mandato tu queste cartoline? Per 3 anni. Infatti lo dici poi con Corrado questo fatto nella qui. Mia... Questo fatto qui. E quindi noi abbiamo sentito l'introduzione, cioè Corrado che ti presenta, ti dice Franco Contillo da Sant'Agata di Puglia, Foggia. Esatto, è solo che io ero molto emozionato. Immagino. E allora, diciamo, anche nell'intervista mi sentivo molto emozionato, alcune cose non le dicevo neanche come lo dovevo dire, ecco. No, anzi, io l'ho sentita tutto, poi la sentiranno pure gli altri, ma io non avrei fatto quello. Cioè, sarei stato molto più emozionato, era difficile stare lì con Corrado, sapere che per radio, poi è una trasmissione molto seguita, esatto. Per radio che ti sentivano tutto. Però comunque c'è stato qualcuno che ha pensato di registrarla. Rarinda La Chesa, vicino alla radio, ti ha registrato. A quanto ne so io, con un registratore vecchio a bobine, geloso, quei cosi, sì, quei nastri. Bobine, esatto, allora non ce n'erano. E ti ricordi chi era questo che la registrò? Ma veramente l'ho registrato io. Tu l'hai registrato. Perché questa poi qui, questa trasmissione andava in onda, diciamo, non in diretta. Ah sì. Andava in onda circa un mese dopo e loro ti dissero in questa data, in quest'ora noi la trasmettiamo. Mia mamma ha fatto dei sacrifici per comprarmi questo registratore. Mamma fece dei sacrifici, dobbiamo dire grazie pure alla mamma, alla mamma. Se no non mi trovavo questa registrazione, questa bella soddisfazione. Fece i sacrifici per accattare questo registratore. Era allora con le bobine. Con le bobine, sì, mi ricordo. Si trovavano una volta. Non ce l'hai più questo registratore. Ce l'ho, però non va bene. Non va bene perché. E quindi tu ti registrasti. Ecco, bravo. Questo non lo sapevo. Bello. Perché sapevo quando andavo in onda, era il sabato verso 1 pomeriggio. Ecco.
Ah, il sabato era subito da un'ora di pranzo più o meno. Sì, esatto. Si trasmetteva allora. Si trasmetteva. Ah, ma è una cosa che voglio dire, Gino, che mi ha fatto piacere, oltre tante gente che mi ha sentito, paesani, anche gente che, sconosciuta, ecco, non è che degli amici che amici non miei. Amici di un collega mio, no? Di un collega, altri amici. Era, faceva il militare. Faceva il militare. A un certo punto che sapevano che, perché era eseguita la giornata, sapevano che doveva andare in onda alle ore 13, no? Allora ha svegliato tutta la camerata. La camerata. Ha detto, oggi c'è un mio paesano, dovete ascoltare. Dovete ascoltare. E dopo sono rimasti contenti tutti, ha detto, ma il tuo paesano canta veramente bene. Sei una bella voce, comunque. Grazie. Anzi, io aprirei una piccola parentesi qui, perché sennò poi non lo dico più. Vabbè. Allora, tu hai sempre avuto una bella voce. Fin da ragazzo. Ma tanto, tanto bella che tanta gente, non solo io, tanta gente ha detto, ma perché qualcuno non l'ha mai aiutata a Franchino? Qualcuno non l'ha mai portata su un palco, in una trasmissione, in una televisione, perché meritava. C'è tanta gente brava, ma c'è tanta gente che non è brava ed è famosa. Forse, Gino, forse per le mie condizioni, anche perché non ho potuto spostarmi, diciamo... comodamente, perché tu sai la mia condizione, gli apparecchi, le stampelle. Però se c'era qualcuno di buona volontà a starti vicino, poteva dare. Questo... Pierangelo Bertoli, grande Pierangelo Bertoli, non lo sappiamo. Forse lui ha avuto più fortuna perché stando in una città grande. Allora... Forse è quello. Sì. Perché veramente meritavi. Io te l'avevo detto un paio, due anni fa che volevo preparare uno spettacolo solo per te. Lo so, show di Franco Condillo, ma non è facile. Ma prepararlo ci voleva tempo, tutte le canzoni alla tua portata, in un teatro con una buona orchestra, preparare le canzoni, perché tu poi la gente forse non lo sa, ma io che ti conosco da molto tempo e che mi piace cantare e suonare, lo devo dire, tu sei un tipo preciso. Non ti piace fare la canzone arrangiata, le musiche arrangiata, deve essere precisa, fatta bene a regola d'arte, giusto? Voglio dare il meglio di me, anche se quello che posso, naturalmente. Non... E si vede anche quando canti, perché canti con il cuore. Cerco di mettere tutta la mia passione. E quindi, ritornando a Corrado, quindi lui ti ha presentato, ha detto di Santa Cata di Puglia, e chiaramente si sentiva un po' l'emozione, però era una bella cosa comunque. E quindi Corrado ti ha presentato. In quell'occasione sentiremo tra un poco, hai cantato Rose Rosse. Rose Rosse di Massimo Ranieri. Successo di Massimo Ranieri. Questa è un'altra cosa che mi sarebbe piaciuto fare, farti incontrare Massimo Ranieri. Questo era un altro mio sogno che volevo fare a tua insaputa, ma chissà se ci riuscirò. Però bisognava farlo prima. Oggi Massimo Ranieri è ancora più forse irraggiungibile, non lo so, però non è mai detto. Bravo. Non è mai detto. Mai dire mai. Mai dire mai. Va bene, allora sentiamo un altro pezzettino di Corrado. Sì. Di Corrado e poi parliamo di altre cose. Va bene, ok. Sì. Ben in alto, altro che a 750 metri, ma addirittura a 1000 metri, a 10.000 metri, in nome di Sant'Agata di Puglia. E noi adesso vogliamo far ascoltare a tutti quanti i suoi amici che lei qui alla corrida ha avuto una bella accoglienza, che quello che lei ha presentato è stato gradito dal pubblico, che in questo momento, come vede, le ha tributato veramente un applauso di simpatia. Grazie. Signor Franco Condillo, lei a Sant'Agata di Puglia svolge una qualche attività? Beh, dire la verità, signor Corrado, come vede sono invalido. Comunque io, da parte mia, vorrei tanto fare qualcosa. Purtroppo, lei pensavo che potesse svolgere magari un'attività che le consentisse di rimanere al tavolino, a una scrivania. Siccome che il nostro paese c'ha molte scale, e allora non ho avuto la possibilità di studiare, insomma, tanto... Io comunque sono sicuro che a Sant'Agata di Puglia non le faranno assolutamente notare che lei manca di lavoro, è vero? Sono sicuro che sarà circondato veramente dall'affetto di tutti i suoi parenti e di tutti i suoi compaesani. E come ha visto, anche i nostri amici spettatori desiderano rivolgerle un bel applauso al termine della sua esibizione. E anche
Signor Contillo, cosa vogliamo? Beh, per il pubblico ho scelto Rose Rosse di Bigazzi Ippolito. Spero che l'accetteranno. Insomma, qui si accetta tutto. Allora, tra poco sentiremo la canzone che hai cantato lì alla corrida, Rose Rosse, presentata da Corrado, con la tua bellissima voce. E dopo 40 anni, eh? 40 anni, sì, esatto. Perché nel 71 hai detto, quindi 40 anni. 40 anni. E questa è una chicca di Franco Contillo, perché non l'ha mai sentita nessuno. Forse uno o due amici che magari a sì, casa qui. Pochi amici. Quindi dopo 40 anni sentiamo con emozione Corrado, e con emozione dopo 40 anni sentiamo Franco Contillo con Rose Rosse. Dici. Questa è la prima versione che ho cantato, perché di Rose Rosse. È la prima versione. Versione proprio, la prima volta che avevo imparato e che ho partecipato da Corrado alla Rai. Sì. La Rai, anche se era solo per radio, eh? Solo per radio. E adesso la sentiremo. Ecco, bene.
Allora abbiamo sentito la canzone, la grande canzone Rose Rose, bellissima, una grande emozione e tanti applausi. Applausi, ma non eri arrivata neanche a metà della canzone e poi al ritornello e poi dopo tantissimi applausi, ma non ecco aspettavano. Che volevo dire, Gino, perché questi applausi mi facevano ancora più emozionare. Certo, ecco, certo, questo volevo dire. Sì, ma io vedo pure nelle ultime corride, sì, c'è sempre un semaforo che scatta. Quando c'è verde loro applaudono, quando c'è rosso non devono applaudire. Lì c'era anche un semaforo allora, c'era, certo, questa possibilità. C'era questo segnale che dovevano aspettare, segnale, il pubblico. Però, si vede che il pubblico è piaciuto così. Sì, talmente, perché non aspettavano neanche la fine della metà, o con la fine, esatto, che... Subito dall'inizio hanno cominciato già, per me è stata una grande cosa, una grande gioia, perché essere incoraggiati in quella maniera... Sì, è stata una bella cosa e dopo 40 anni vedo che ancora ti emozioni adesso. Certo, è una cosa che una cosa dentro che mi viene a sentire ancora la prima volta che l'ho cantata. La prima volta questa registrazione. Sì, ci viene l'emozione veramente a noi. Dove allora è? Sentiamo l'ultima parte, certo, quando parla Corrado. La proclamazione del sì, vincitore, perché allora era un premio solo, sì, vero? Eravamo sei concorrenti e un solo premio, un solo premio, bravo, un solo premio, che si trattava dei gettoni d'oro. Si trattava dopo, dopo ne parleremo. Altri due minuti di questa, di questo premio dei gettoni d'oro. Va bene, signor Contillo, io non la faccio allontanare, non la faccio accomodare nella poltrona a lei riservata, perché credo che non ci sia bisogno di allontanarla e poi chiedere al pubblico chi sarà il vincitore di questa puntata. Signor Contillo, a lei il primo e unico premio della corrida. Allora abbiamo sentito Rose Rosse, applausi a non finire, Corrado, insomma l'emozione è stata forte. Ha parlato di questo premio, l'unico premio, 20 gettoni d'oro. E questi 20 gettoni d'oro poi cosa ne hai fatto? Ecco, qualcuno veramente ce l'ho qui presente. Ve lo faccio vedere. Quindi da un lato stiamo vedendo la corrida, la c'è corrida, scritto. Sì, esatto. Poi girando dall'altra parte c'è scritto Rai Radio Televisione Italiana. Va bene, allora la gente ha visto la monetina, puoi anche poggiarla lì, ma e quindi qualcuno l'hai regalato a parenti, qualche amico? Sì, qualche parente soprattutto, amici no, perché allora non è come adesso, caro Gino, le possibilità economiche erano molto più scadenti, molto ristrette. Quindi allora, qualche... alcuni gettoni li ho dovuto vendere. Degli orefici per aiutare mamma e papà, per sì, andare per avanti. Per aiutarmi pure per me stesso. Per avere qualche soldo. Ecco. Per avere qualche soldo, beh, certamente. Capito. Allora erano tempi difficili, caro Gino. Tempi difficili. Ci lamentiamo adesso che sicuramente c'è crisi, però allora... Allora si andava veramente con pane e acqua. Però io ero orgoglioso di questi soldi, di questi gettoni, perché erano roba mia che la mamma non poteva dire niente. Lei hai vinto tu, hai vinto tu e non potevi dire niente. Vabbè, noi Franco, noi abbiamo anche registrato qualche canzone in questi giorni, sì, quindi... molta gente ha chiesto di sentire canzoni tue, quindi noi ogni tanto riprenderemo le tue canzoni, le metteremo sul sito Santacatesi nel Mondo, il sito di tutti i santacatesi gestito da Nardino Capano con la professionalità di Samantha Berardino, e le canzoni tue, se qualcuno ce le chiederà, noi volta per volta metteremo alcune chicche di alcune canzoni tue per allietare il cuore e il desiderio di tante persone. E tante santacatesi nel mondo. Nel mondo. E allora con questo con questa ultima frase di Franco, Santacatesi nel mondo, noi vi salutiamo qui da Sant'Agata di Puglia, da casa di Franco Contillo, e grazie. E grazie
a te, soprattutto che mi hai fatto questa bella intervista, tutto quello che hai voluto mettere. E grazie a tutti i nostri compaesani che si trovano in Santa Catesima del Mondo. Grazie, grazie Franchino. Grazie, grazie. Un bacione al nostro Franchino, sempre in campo. Grazie, grazie Gino.